Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Tessinam Condivision. Quest'oggi analizzeremo tre progetti condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, in particolare quelli pubblicati nella settimana dal 18 al 24 maggio. Iniziamo! Il primo progetto che andremo ad analizzare sarà quello di una cliente a me molto cara e che sicuramente tutte voi conoscerete. Parliamo di Idee Uncinetto e quest'oggi vogliamo analizzare insieme un progetto denominato Borsa Capri, di cui potrete vederne il tutorial sulla nostra pagina. Questo progetto ci ha raccontato la cliente che è nato in maniera del tutto naturale e spontanea, da un semplice punto ne è venuto fuori quello che potete vedere. È una borsa senz'altro capiente e resistente, realizzata con dei colori di tendenza e facili da abbinare. Insomma, ha tutte le caratteristiche che una donna cerca in una borsa di questo genere. Ma veniamo ai dettagli tecnici. La borsa Capri ha una larghezza di 33 cm e un'altezza di 40. Idee Uncinetto ci ha raccontato che per realizzarla ha utilizzato circa 400 g di filato, in particolare due gomitoli di Ecodonni color corda e due gomitoli di Ecodonni color corallo, e che per realizzarla ha utilizzato l'uncinetto numero 3. Davvero un'ottima idea! Il secondo progetto che andremo ad analizzare ci permette di trattare di un tema senz'altro molto attuale, che sono le mascherine, e Rosaria Altieri ce ne dà una sua particolarissima versione. Rosaria Altieri, nel raccontarci come ha realizzato questo progetto, ci ha detto che la mascherina ha una larghezza di 18 cm e un'altezza di 14 per un peso di circa 50 grammi. Per realizzarla ha utilizzato il Nancy nella variante Bluette e l'uncinetto 2,5. Ci sono 40 catenelle laterali e i punti utilizzati sono maglia bassissima, maglia bassa, mezza maglia alta, tutte in costa retro. Ovviamente, come potete vedere nella foto, c'è anche una tasca per introdurre il filtro a vostra scelta, che potrete cambiare ogni volta che lo riterrete necessario. Tutti sappiamo quanto in questo periodo sia importante proteggersi e utilizzare le mascherine, e a tal proposito Tessinam ha voluto essere accanto alle sue clienti in maniera più concreta e attiva, e lo ha fatto introducendo due nuovi prodotti all'interno del suo catalogo. Il primo è il tessuto non tessuto per mascherine. Parliamo di un foglio di circa 150 cm x 250, con il quale è possibile realizzare mediamente 120 mascherine. Parliamo di un prodotto certificato, di un tessuto lavabile, stampabile, traspirante e facile da asciugare, con una barriera antivento, antiacaro e antiallergica, che potrete comunque utilizzare anche per abbigliamento, tessili o etichette. Il secondo prodotto è l'elastico lavabile. Tessinam nei suoi laboratori ne ha introdotto una versione del tutto nuova, in una rocca da 150 grammi per 150 metri, e lo spessore dell'elastico è di circa 3 mm. Quindi vogliamo senz'altro ringraziare nuovamente Rosaria Altieri per la sua versione del tutto personale della mascherina, ma soprattutto vogliamo ringraziare anche tutti voi per la fiducia e l'affetto che ci avete dimostrato in questo periodo. Terzo ed ultimo progetto che andremo ad analizzare è una foto che mi è piaciuta davvero tantissimo. Parliamo del bellissimo vestito rosso di Rosaria Petrone, che è la foto che ho ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. Lei ci ha raccontato che il lavoro le è stato commissionato da una cliente e che si rifà ad una stilista brasiliana. Rosaria è stata davvero molto brava perché ha detto che non aveva alcun tutorial, video o schema da seguire e che lo ha realizzato basandosi unicamente su una foto. Ecco perché ha provato davvero tanta soddisfazione al lavoro ultimato, ed è un lavoro che oltretutto consiglia per chi volesse mettere in risalto la propria silhouette. Per realizzarlo ha utilizzato l'Adele numero 5 con un uncinetto numero 3 e le sono serviti circa 300 grammi di filato. Appunto, non avendo uno schema non sa esattamente quale punto ha realizzato, ma conta presto magari di poterne realizzare anche un video tutorial, quindi staremo a vedere. Ha concluso oltretutto dicendo che non è davvero così difficile da realizzare e che bisogna sempre avere pazienza e non demordere mai. E
con quest'ultima frase, che è un po' l'emblema di questa puntata e il periodo che stiamo vivendo, io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo sempre che se avete bisogno di informazioni o chiarimenti potete scriverci nei commenti qui sotto o comunque contattarci su tutti i nostri social. E intanto vi do appuntamento alla prossima settimana.